Siamo di nuovo nella mia cucina per parlare quest'oggi di rituali o ritualità. Ogni giorno abbiamo azioni, ripetiamo azioni. Se a queste azioni diamo un significato simbolico profondo, ecco che divengono dei rituali importanti per il nostro benessere che possono cambiare l'assetto della nostra giornata, della nostra storia e della nostra relazione mente-corpo. La routine è tutto ciò che invece compiamo quotidianamente ma che non assume per noi un profondo significato e che quindi perde della sua terapeutica azione verso il nostro subconscio. Come trasformare la routine in rituali? Beh, innanzitutto riconoscendo quelle azioni che noi facciamo per il nostro bene e dandogli un'intenzione e un simbolismo profondo che significa trasformare la nostra vita quotidianamente e dare slancio alla nostra vita quotidianamente, cura alla nostra vita quotidianamente. E questa secondo me è una forma di attitudine che dovremmo tutti conservare e soprattutto in questo periodo. Ma veniamo a noi. Appena alzati, cercate subito dove va la vostra attenzione. E se la vostra attenzione non va nella direzione di pensieri creativi e di prospettiva, iniziate a costruire questa nuova visione. Utilizzate il tempo anche per alcune respirazioni calme, addominali, profonde, magari 5 minuti, nei quali vi ricavate il tempo per accorgervi dell'inizio e del risveglio del vostro corpo. Io ogni mattina prendo un cucchiaino di miele, in questo caso io ho scelto questo Manuka Honey che facilmente trovate nei negozi biologici e in tutti i negozi ad esempio di Natura si è trovate questo miele che io trovo di ottima qualità, ma la qualità non conta nulla se non aggiungiamo la ritualità, ovvero perde davvero del 50% del suo potere. Come ritualizzare questo momento? Beh, quando aprite questo barattolo, sentite, annusate, ascoltate, vivete, osservate. Andiamo oltre la mindfulness che spesso è stata abusata. Sentiamo, percepiamo la relazione che il nostro corpo ha con questo miele. Prendiamone un cucchiaino, degustiamolo lentamente, respiriamo, ascoltiamo e pensiamo. Mi sto prendendo cura di me, mi sto facendo del bene. Porto in questa azione la cura, l'attenzione e l'amore che ho per me. Questo è il primo passo per creare nuovi rituali.